Regione Campania e Curia contro l'emarginazione. A Napoli torna il progetto degli infopoint turistici. Ritorna il progetto Pizza in Corsia. Napoli Teatro Festival, di scena Maria Circus. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando dell'emergenza Covid che durante il lockdown ha creato non pochi problemi alla popolazione ed è per questo motivo che la Regione Campania e la Curia di Napoli sono scese in campo proprio per aiutare i più deboli, ma tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Curia di Napoli e Regione Campania insieme per sconfiggere l'emarginazione sociale. 100 i progetti che saranno finanziati nei quartieri più a rischio di Napoli per mettere in campo azioni di contrasto alla marginalizzazione sociale dei giovani attraverso la valorizzazione del ruolo delle parrocchie nella comunità civile e pastorale. L'iniziativa è frutto di un'intesa siglata questa mattina tra il presidente della Regione Vincenzo De Luca e l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. Oggi firmiamo un protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Campana, dandoci tre obiettivi principali: quello di incrementare la socializzazione dei giovani, quello di contrastare la dispersione scolastica e quello di lavorare insieme per favorire l'orientamento al lavoro di giovani disoccupati. E la Regione ovviamente si impegna anche a finanziare singoli progetti di autoimpiego che dovessero essere presentati anche da tante realtà dei territori. Questa collaborazione si intreccia anche con il programma Scuola Viva che la Regione tiene in piedi da 3 anni, è un bel livello di collaborazione. E questo secondo me è un sistema pratico, concreto, reale per togliere l'erba sotto i piedi ai malavitosi. Perché quando questi nostri ragazzi, questi nostri giovani non riescono più a stare a casa perché a casa ci sono delle condizioni familiari non belle, quando non vanno più in chiesa, quando alla scuola non la frequentano, è chiaro che sono preda di chi li cattura facilmente. Allora cercare di dare un aiuto concreto in questo senso significa sottrarre alle varie mafie, alle varie camorre, sottrarre la materia prima per loro incrementarsi. E parliamo di turismo. Torna a Napoli, nella prima municipalità Posillipo-Chiaia-San Ferdinando, il progetto Infopoint turistico della Camera di Commercio di Napoli. Far vivere Napoli ai turisti e ai cittadini in maniera nuova, insolita, presentando percorsi alternativi, provando prodotti tipici del territorio, in location mozzafiato. E il progetto Tourist Info Point, progetto della Camera di Commercio in sinergia con la prima municipalità del Comune di Napoli e l'Università degli Studi Partenope. I desk saranno collocati in Piazza Plebiscito, via Cesario Console, via Chiaia e Santa Lucia, animati dagli studenti dell'Università, ai quali saranno riconosciuti i crediti formativi, così il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Napoli, Fabrizio Luongo. La Camera di Commercio, col presidente Fiola, ha voluto fortemente rilanciare un turismo a Napoli in maniera diversa. Avrà un calo sicuramente il problema del turismo a Napoli legato al Covid, quindi una presenza minore riguardo ai turisti stranieri, più italiani. E da qui l'iniziativa della prima municipalità con l'Università Partenope, che coinvolge giovani laureati o neolaureati, per accogliere in maniera diversa, innovativa, i turisti che visiteranno Napoli nel periodo estivo. Da Piazza dei Martiri a Mergellina, da Posillipo a Coroglio, passando per il lungomare e via Partenope, le zone maggiormente interessate dal traffico turistico sono anche quelle del progetto, così il presidente della prima municipalità, Francesco De Giovanni. Siamo riusciti a mettere in piedi varie postazioni di infopoint nella nostra municipalità, ovviamente
facendo affidamento sulle università che ci hanno fornito in qualche modo gli studenti, ai quali riconosciamo i crediti formativi. Quindi, come dire, è una politica win-win, nel senso tutti sono vincitori, perché gli studenti fanno un'esperienza diretta sul territorio e ricevono i crediti formativi, e la città beneficia di InfoPoint. Iris Savastano, assessore al turismo della prima municipalità, illustra invece quali sono le novità rispetto alla precedente edizione. La volontà della prima municipalità è di dare anche spazio agli itinerari di Posillipo. Ci sono dei percorsi del Borgo del Casale o comunque dei percorsi conosciuti a pochi che appunto consentono, attraverso il passaggio di piccole viuzze, diciamo, antiche, raggiungere il mare, e sono per lo più sconosciuti anche agli stessi abitanti di Posillipo. Torna anche quest'anno l'appuntamento all'ospedale Santo Bono Pausillipo di Napoli con le pizze della solidarietà, l'Accademia Nazionale Pizza Doc in collaborazione con ARLI, l'Associazione Regionale Leucemie Infantili Ollus con il patrocinio della Regione Campania. Hanno dato vita per il secondo anno consecutivo all'evento Pizza in Corsia, un'intera giornata dedicata ai bambini ricoverati presso il nosocomio partenopeo. L'obiettivo dell'Accademia è quello di riuscire a dare vita ad una casa accoglienza che possa ospitare gratuitamente le famiglie dei piccoli pazienti dell'ospedale napoletano durante il periodo di degenza. Antonio Giaccioli e Vincenzo Mercadante raccontano cosa significa portare un sorriso ai bambini ricoverati. Anche quest'anno ripetiamo questo evento di portare la pizza in corsia per i bambini dell'ospedale Posillipo insieme al team dell'Accademia Pizza Doc, e cerchiamo di regalare un sorriso e una giornata diversa ai bambini dei genitori dell'ospedale. Al di là delle cure mediche, la cura, come dire, anche psicologica è fondamentale, quindi regalare anche un sorriso fa bene ai bambini, ma fa bene anche al nostro cuore, perché ci riempie di gioia. È la cosa più bella, e la cosa più bella è fare del bene, perché noi che facciamo volontariato da 23 anni abbiamo un servizio navetto proprio per il trasporto per i bambini malati di leucemia, ma queste iniziative veramente danno un sorriso ancora di più alle famiglie e ai bambini. E parliamo di spettacoli. Questa mattina a Napoli, presentato al Mercadante il cartellone per la prossima stagione 2020-2021, grandi eventi e grandi nomi dello spettacolo nazionale e internazionale che si succederanno a partire da settembre, sempre nel nome di Patroni Griffi e di Roberto Andò. E continuiamo parlando di spettacoli del Napoli Teatro Festival. È liberamente ispirato alle opere di Boumil Rabal, lo spettacolo della sezione osservatorio del Napoli Teatro Festival, Maria's Circus, di e con Anna Dego, che ha debuttato nel Giardino Romantico di Palazzo Reale per la regia di Luigi Arpini. Un progetto frutto dell'incontro tra Anna Dego, il cui percorso multidisciplinare si è nutrito del lavoro decennale nella compagnia di danza di Adriana Borriello, e Luigi Arpini. La dualità tra quello che può essere il nostro vivere quotidiano, quello che si può chiamare terra terra di tutti i giorni, lavare i pavimenti, ti vesti, le tue cose, i tuoi pensieri, quello che fai, quello che dici, quello che ti viene detto, l'esterno che entra nella tua vita, ma questo occupa molto spazio e molto tempo, ma nello stesso tempo non occupa tutto il tuo spazio, perché emergono delle altre schegge, emergono degli altri pensieri, delle altre fonti più interne, più nascoste, di livello più alto, forse quello che per noi può essere alto, un contatto con qualche cos'altro che è molto potente e sotterraneo, e che invece bolle nel nostro interno. La paura del fallimento, l'incredibile che diventa realtà, sono i temi dello spettacolo, che si uniscono alla poesia, all'esplosione ludica e al silenzio. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.